professor Fabrizio Bartoli, lei ha parlato degli atromanti. Chi erano e che cosa facevano nella camera sotterranea di incubazione? Gli atromanti erano degli antichi medici, stiamo parlando di oltre 2500 anni fa. E la stessa parola, la derivazione etimologica, ci rivela la loro capacità. Erano medici, ma nello stesso tempo utilizzavano la mantica, cioè quella dimensione, diciamo, animico-spirituale, che è una sorta di capacità, no, simile a quella degli sciamani, cioè di andare in una dimensione del corpo sottile, no? E quindi di svelare attraverso questa capacità alcune conoscenze che poi dovevano servire proprio alla cura. E la camera di incubazione serviva per entrare in una dimensione di deprivazione sensoriale, cioè i sensi erano praticamente addormentati, no? E come quando si entra in meditazione, no? Quindi c'è un distacco dal mondo dei sensi, dopodiché questo distacco dal mondo dei sensi favorisce questa capacità della coscienza di mettersi in contatto con delle dimensioni che vanno oltre. E in che periodo storico sono collocati e in che regione? Il periodo storico è abbastanza ampio e anche le regioni sono ampie. Perché le testimonianze ce ne sono tante. Sì, abbiamo testimonianze nell'antico Egitto, quindi che risalgono anche a 3-4 mila anni fa. Proprio nella figura dello ierofante, no, del sacerdote, c'era anche questa capacità di fare da mediatore, no, e quindi anche di interpretare, no, questo collegamento con il mondo universale, con il mondo degli dei. Però poi dopo questa capacità, diciamo, dello iatromante, dello sciamano, del medico con queste capacità animico-spirituali, la ritroviamo per esempio nell'antica Grecia, quindi nella tradizione orfica, ma anche nella Magna Grecia, cioè in Italia con Pitagora, con Parmenide, Adelea, Velia, vicino Pestum, no? Quindi, cioè è una dimensione che veramente abbraccia diverse regioni e anche diverse epoche. Cioè in pratica prima di curare il corpo si doveva... Insieme alla cura del corpo veniva curata anche l'anima e la spiritualità. Sì, c'è questa attenzione alla dimensione animica spirituale, che purtroppo invece oggi si è persa completamente. Anche perché siamo fatti non solo di materia, per cui bisogna tornare in risonanza, bisogna rimettersi in asse per star bene. Qualche cosa che si avvicina di moderno, diciamo, a questa tematica, a questa capacità dello iatromante, è quella che noi chiamiamo la psicosomatica, no? La medicina psicosomatica. Ecco, la medicina psicosomatica in qualche modo si avvicina, no? Al fatto che ci sono dei disturbi psichici che influiscono anche a livello del soma, a livello del corpo. Quindi ci si è accorti finalmente, dico io, no? Che c'è qualcosa che manca oggi. Sì, no, problematiche diciamo di dimensioni psichiche provocano anche dei disturbi nel corpo, e quindi c'è questo collegamento tra la psiche, che in greco significa anima, no? E il corpo. Quindi la medicina psicosomatica, però questa medicina antica è superiore alla medicina psicosomatica. Era più profonda. Sì, più profonda, perché riusciva ad arrivare anche ad una dimensione più spirituale. Diciamo che più che conoscenza era consapevolezza dello stesso medico. La consapevolezza di non essere solo il corpo, ma che c'è anche questa dimensione animica e questa dimensione spirituale, e quindi la consapevolezza di entrare in contatto con questa dimensione animica spirituale. E quindi questi medici, sacerdoti, no? Sciamani, no? Avevano questa capacità.